presto il mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia. Accogli, o Padre buono, il canto dei fedeli nel giorno che declina. Tu al sorgere del sole ci chiamassi al lavoro nella mistica vigna. Orché il sole tramonta, largisci agli operai la mercede promessa. Da ristoro alle membra e diffondi nei cuori la pace del tuo spirito. La tua grazia sia pegno della gioia perfetta nella gloria dei santi. A te sia lode, o Padre, al Figlio e Santo Spirito, nei secoli dei secoli. Amen. Non potete servire Dio e il denaro, dice il Signore. Ascoltate, popoli tutti, porgete l'orecchio, abitanti del mondo. Voi nobili e gente del popolo, ricchi e poveri insieme. La mia bocca esprime sapienza, il mio cuore medita saggezza. Porgerò l'orecchio a un proverbio, spiegherò il mio enigma sulla cetra. Perché temere nei giorni tristi, quando mi circonda la malizia dei perversi? Essi confidano nella loro forza, si vantano della loro grande ricchezza. Nessuno può riscattare se stesso, a dare a Dio il suo prezzo. Per quanto si paghi il riscatto di una vita, non potrà mai bastare per vivere senza fine e non vedere la tomba. Vedrà morire i sapienti, lo stolto e l'insensato periranno insieme e lascerà ad altri le loro ricchezze. Il sepolcro sarà loro casa per sempre, loro dimora per tutte le generazioni. Eppure hanno dato il loro nome alla terra. Ma l'uomo nella prosperità non comprende, e come gli animali che periscono. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come erano i principi ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Non potete servire Dio e il denaro, dice il Signore. Radunate i vostri tesori in cielo, dice il Signore. Questa è la sorte di chi confida in se stesso, l'avvenire di chi si compiace nelle sue parole. Come pecore sono via dagli inferi, sarà loro pastore la morte. Scenderanno a precipizio nel sepolcro, svanirà ogni loro parvenza. Gli inferi saranno la loro dimora. Ma Dio potrà riscattarmi
mi strapperà dalla mano della morte. Se vedi un uomo arricchirsi, non temere. Se aumenta la gloria della sua casa. Quando muore con sé non porta nulla, né sente con lui la sua gloria. Nella sua vita si diceva fortunato, ti loderanno perché ti sei procurato del bene. Allora con la generazione dei suoi padri, ma che non vedranno mai più la luce. L'uomo nella prosperità non comprende, è come gli animali che periscono. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen. E radunate i vostri tesori in cielo, dice il Signore. Gloria a te, agnello immolato, a te potenza e onore nei secoli. Tu sei degno, Signore Dio nostro, di ricevere la gloria, l'onore e la potenza, perché tu hai creato tutte le cose per la tua volontà, furono create, per il tuo volere sussistono. Tu sei degno, Signore, di prendere il libro e di aprirne i sigilli, perché sei stato immolato e hai riscattato per Dio con il tuo sangue uomini di ogni tribù, lingua, popolo e nazione. E li hai costituiti per il nostro Dio regno di sacerdoti, e regneranno sopra la terra. L'agnello che fu immolato è degno di potenza, ricchezza, sapienza e forza, onore, gloria e benedizione. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria a te, agnello immolato, a te potenza e onore nei secoli. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, ma sono giustificati gratuitamente per la sua grazia, in virtù della redenzione realizzata da Cristo Gesù. Dio lo ha prestabilito a servire come strumento di espiazione per mezzo della fede nel suo sangue, al fine di manifestare la sua giustizia. Gioia, Signore, alla tua presenza. Mi colmerai di gioia, Signore, alla tua presenza. Festa senza fine, alla tua presenza. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Mi colmerai di gioia, Signore, alla tua presenza. Manifestaci la grandezza del tuo amore, onnipotente e santo è il tuo nome. L'anima mia magnifica il Signore,
e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore. Ha rovesciato i potenti dai trani, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote. Ha soccorso Israele suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza per sempre. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nei principi, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Manifestaci la grandezza del tuo amore, Onnipotente e Santo è il tuo nome. Uniti nella liturgia di lode, supplichiamo il Cristo, pastore e guida delle anime, che ama e protegge la sua Chiesa. Salva il tuo popolo, Signore. Custodisci, pastore eterno, il nostro vescovo Matteo Maria e tutti i pastori della tua Chiesa. Guarda con amore i nostri fratelli perseguitati ed oppressi. Affrettati a liberarli dalle loro pene. Provvedi a tutti i poveri del mondo. Fa che a nessuno manchi il pane, la casa e il lavoro. Illumina con la tua sapienza le assemblee legislative, perché facciano leggi giuste e sagge. Ricordati dei defunti che ci hanno redento, che hai redento a prezzo del tuo sangue. Ammettili al banchetto delle nozze eterne. Ti preghiamo, Signore, con la mediazione materna dell'Immacolata, per il Santo Padre, per la nostra comunità, per le nostre missioni, i missionari, per le nostre vocazioni, i parenti e benefattori, per tutti coloro che si affidano alle nostre preghiere, per la conversione dei poveri peccatori e per la pace del mondo. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. O Dio, a cui appartiene il giorno e la notte, fa che il sole della giustizia non tramonti mai nel nostro spirito, perché possiamo giungere alla luce gloriosa del tuo regno. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Benediciamo il Signore. Rendiamo grazie a Dio. Angelus Domini nunciavit Mariae. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ecce ancilla Domini.
Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Et verbum caro factum est. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Ora pro nobis sancta Dei Genetrix. Oremus, gratiam tuam quesumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante Christi filii tui incarnationem cognovibus, per passionem eius et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Angele Dei, qui custos es mei, me tibi commissum pietate superna, illumina, custodi, rege et governa, amen, requiem aeternam dona eis Domine. Requiescant in pace. Canto pagina 311, 311. Vi adoro ogni momento, o vivo pan del ciel, gran sacramento, o vivo pan del ciel, gran sacramento. Vi prego, o Gesù buono, per la vostra passione darci il perdono, per la vostra passione darci il perdono. A voi dono il mio cuore, Madre del buon Gesù, Madre d'amore, Madre del buon Gesù, Madre d'amore. Sia lodato e ringraziato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Sia lodato e ringraziato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Sia lodato e ringraziato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Dolce cuore del mio Gesù, fa che io ti ami sempre più. Dolce cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Visita a Gesù sacramentato. Nell'entusiasmo, in un momento, sono anche capace di risolvere di santificarmi. Mi pare tanto brutta la mia vita, fredda, disordinata e cattiva, ma mi accorgo subito, alla prova dei fatti, di essere paralizzato nella volontà e di rimanere nella mia miseria. Oh mio Gesù, vieni in me. L'anima mia giace paralitica nella tua casa e soffre molto perché anela te, Gesù, senza sapersi muovere. Oh Gesù, io non sono degno che tu mi visiti, è vero, che mi manca anche il desiderio efficace di averti con me. Ma tu, Gesù, vieni a curarmi. Tu hai pietà di tutti,
niente avversi di ciò che hai fatto. Dissimuli i peccati degli uomini a causa della penitenza e perdoni loro perché sei Signore Dio nostro. Gesù, tu dunque abbi pietà di me, debole e fiacco, soccorrimi con la tua grazia, perché in te Gesù confida l'anima mia. Comunione spirituale. Gesù, Gesù mio, io credo che sei presente nel Santissimo Sacramento dell'altare. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia, perché ora non posso riceverti sacramentalmente. Vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto, io ti abbraccio e tutto mi unisco a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te con il peccato. Visita a Maria Santissima. Nei monumenti sono belli i contrasti e le armonie delle linee che formano un tutto grandioso, un insieme che affascina e attrae l'anima in alto. La casetta di Nazareth ha questi contrasti ammirabili, poiché la grandezza è armonizzata alla piccolezza, la gloria all'annientamento, la bellezza alla povertà, ma questi contrasti sono tanto più belli in te, o Maria. Chi sei tu, o Maria, vergine tanto veneranda, da essere salutata da un angelo e tanto umile, da essere sposa di un legnaiuolo? Bella in te, l'unione della verginità e dell'umiltà più bella, immensamente degna di venerazione e la maternità divina che fa risplendere l'umiltà e il parto che consacra la verginità. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Maria Santissima, Madre del Santissimo Sacramento, prega per noi. Sia lodato e ringraziato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Sia lodato e ringraziato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Sia lodato e ringraziato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Dolce cuore del mio Gesù, fa che io ti ami sempre più. Dolce cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Tantum ergo sacramento, veneremur genui, et anticum documentum novo cedat ritui, restet fide supplementum sensum de salus honor virtus quoque sit et benedictio procedenti ab utraque comparsit laudatio. Amen. Padre del cielo, prestitisti omne directamentum in se abente. Oremus, Deus qui nobis sus sacramento mirabili passione te memoriam redequisti, dorebbe quesus, ita nos corporis e sanguini tui sacra misteria venerari, ut redenzio ad frutto in nobis essentiamus,
quis et regnas in saecula saeculorum. Amen. Oremus pro pontifice nostro Francisco, Dominus conserve teum, et vivifice teum, et beatum faciam teum in terra, et non trata teum in animi corpus. Dios sia benedetto, benedictus santo nome, benedictus Jesu Christo, vero Dio e vero uomo, benedictus in nomine di Gesù, benedictus sacratissimo cuore, benedictus preziosissimo sangue, benedictus Gesù nel santissimo sacramento dell'altare, benedetto lo Spirito Santo Paraclito, benedetta la Gran Madre di Dio, Maria Santissima, benedetta la sua Santa ed Immacolata Concezione, benedetta la sua gloriosa Assunzione,
benedetto è il nome di Maria, Vergine Madre, benedetto San Giuseppe, suo castissimo sposo, benedetto è Dio nei suoi angeli e nei suoi santi. Laudate Dominum omnes gentes. Quoniam confirmata est super nos misericordia eius. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Canto pagina 323, 323. Ave divino fiore, prodigio del mio Signore, incanto del mio cuore, Maria. Santa ed Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria, Madre di Dio, ti adoriamo, Santissimo Signore nostro Gesù Cristo, qui e in tutte le chiese che sono nel mondo, e ti benediciamo, perché per mezzo della tua Santa Croce hai redento il mondo. Sacri cuori di Gesù e di Maria, custoditeci e benediteci.